Un saluto a tutti da Massimiliano E da Spiriticchio. Candida De Novellis. Ben trovati, cari amici di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, per questa nuova puntata Candida di Green Sat, la nostra rubrica di agricoltura e ambiente. Insomma, anche oggi è vero che andremo a scoprire tante cose su Sì, questi questa argomenti. volta andremo a scoprire un'iniziativa in Molise e dici con chi? Ecco, intanto salutiamo Donato Fioriti dell'Argalam e salutiamo la nostra Carmela Creziato che oggi non possono essere con noi, però insomma loro sono sempre qui, insomma. Andiamo a scoprire questa iniziativa con un ospite che abbiamo collegato con noi telefonicamente e che salutiamo, il dottor Franco Mastrodonato, docente specializzato proprio in medicina biointegrata all'Università d'Annunzio di Chieti. Mi corregga se sbaglio, No, no, professor. esatto. Buongiorno a tutti. Ecco, Salve. salve. Lei si trova in questo momento, credo, in Molise, perché proprio il Molise si prepara ad ospitare un evento molto importante. Può spiegarci di che si tratta? Sì, mi trovo in Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia, circa mezz'ora a rientrare sulla superstrada Trignina da Vasto Sud. Dunque, di che cosa si tratta? Piante officinali. L'evento che andiamo così a preparare è Natura dalla pianta al fitopreparato, Plantatour Natura Blu. Perché Natura Blu? Per distinguerlo dal Natura Verde che si è tenuto domenica l'altro ieri, più a carattere locale, con una grossa comunque partecipazione e un'ottima riuscita. Invece l'evento Natura Blu, Plantatour Natura Blu, che partirà da mercoledì della prossima settimana fino a domenica, vedrà la partecipazione di ospiti che verranno un pochino da tutta Italia, ospiti che saranno medici, farmacisti, biologi, quindi gente del settore. In che cosa consiste? Ecco, il Natura Blu consiste in 4 giorni di escursioni sul territorio alla ricerca, al riconoscimento delle piante officinali. E poi visita del territorio, quindi ci saranno delle visite in posti caratteristici del Molise. Tutto questo si lega appunto ad un progetto di coltivazione delle piante officinali che è nato qualche anno fa. È stata fondata l'APPOM, l'Associazione dei Produttori delle Piante Officinali del Molise, associata alla FIPPO, che è la Federazione Italiana. E c'è stato subito un notevole interesse, è stato portato avanti uno studio sperimentale insieme all'Università del Molise e anche all'Università d'Annunzio di Chieti per quanto riguarda la parte clinica e quindi sono state fatte queste sperimentazioni sui campi. Da questa sperimentazione è venuto fuori un ricco materiale, ricche informazioni per poi procedere alla coltivazione e infatti sono stati messi a dimora queste piante officinali di vario tipo, tutte specie autoctone chiaramente, e già diversi agricoltori lavorano a questa progettazione. È stato costruito un centro ricerche sulle piante officinali che fa da punto di riferimento di tutti gli agricoltori. E poi aprile dell'anno scorso è stato inaugurato uno stabilimento per la trasformazione delle piante officinali, si chiama Officine Naturali proprio qui in Bagnoli. Questo perché? Perché se delle piante vengono coltivate a distanza di oltre 100 km da un punto di trasformazione non conviene più coltivarle, perché il volume che fanno, il trasporto, quindi che necessariamente occorre fare, mangia un pochino tutto il guadagno. Invece in questo modo, avendo un punto di trasformazione vicino, diventa remunerativo per gli agricoltori. Ecco, Die professore, Prego. quindi possiamo dire che l'agricoltura biologica, usando proprio questo termine, si sta espandendo e si sta professionalizzando sempre di più. È corretto dire questo? No, no, è correttissimo, non solo corretto, anche perché piante officinali, per esempio, coltivate su terreno biologico,
vengono pagate circa un 30% in più sul mercato e quindi l'agricoltore è spinto a fare questo. Ma non solo il discorso del biologico, è proprio perché le piante officinali migliorano e cambiano l'ambiente, migliorano, ecco, se pensiamo a tutto il discorso dell'apicoltura che poi risorge intorno alle piante officinali, perché molte piante appunto sono fiori, e è tutto un indotto che viene a crearsi, quindi sicuramente si cambia l'ambiente. Sono venuti degli ospiti 15 giorni fa qui da noi e dicevano: Gesù, ci sembra di stare in Provenza, proprio perché i campi di salvia, di melissa eccetera in fiore hanno veramente creato un colpo d'occhio unico. Sì, ecco, quali sono le piante che vengono più richieste? Ma al momento noi siamo partiti con piante autoctone, quindi parliamo di piante aromatiche essenzialmente, rosmarino, timo, salvia, melissa, abbiamo messo della segale però, quindi si sta lavorando su un gruppo di piante abbastanza ristretto, ma l'obiettivo è quello chiaramente di allargare. L'obiettivo più ambizioso adesso per esempio è quello di costruire delle serre con fotovoltaico che permette anche di coltivare piante che non sono autoctone e che però sul mercato hanno un grosso valore. E il mercato verso chi è orientato? Verso la farmaceutica? Allora, il mercato, infatti stavo dicendo, dietro tutto questo c'è un'azienda che è già presente sul mercato come trading, quindi vende questi preparati finora fatti da altri, da terzisti. È un'azienda, non voglio fare il nome per pubblicità, sì, ma è già sul mercato nazionale da 13 anni, ha una buona fetta di mercato e quindi parte di questi preparati, di queste piante, vengono trasformate in prodotti che poi questa azienda già colloca sul mercato. Ma chiaramente è una domanda un po' non esaustiva di tutta la produzione. Questi preparati quindi sono fitopreparati ad uso medico proprio, a volte anche erboristico, ma queste piante aromatiche trovano anche impiego diverso nei profumi, nei saponi, nei liquori, quindi veramente in cucina, perché no? Quindi c'è un largo spettro di potenzialità e di possibilità di collocazione sul mercato. E c'è stato un lavoro, un bel lavoro per convincere gli agricoltori a orientarsi verso questo tipo di culture? Sì, c'è stato e tutto sommato c'è, perché qui ancora erano radicati un po' al frumento, ad altre coltivazioni tradizionali che oggi come oggi però non sono più remunerative, quindi si era in una fase di stallo. Aver portato questo messaggio, questo progetto, in un primo momento li ha spiazzati, però poi abbiamo fatto dei corsi professionali di preparazione insieme all'università, pian pianino ecco, si sono convinti, ancora c'è qualcuno recalcitrante, però la maggior parte partecipano con entusiasmo. Noi abbiamo per esempio delle richieste di entrare nell'APOM, in questa associazione di coltivatori, li teniamo ancora in stand by, ne sono tanti, in stand by perché? Perché vogliamo consolidare il lavoro fatto, non vogliamo illudere nessuno nella maniera più assoluta e quindi cercare di consolidare appunto questo progetto, questo lavoro, soprattutto nella parte finale, cioè proprio l'ingresso nel mercato, perché sulle piante officinali è come se ci fosse una specie di borsa, per cui una pianta in un momento costa tanto, poi va giù. Ed ecco qui il punto di trasformazione, perché trasformare la salvia in olio essenziale e tenere un flacone di 2, 3, 10 litri a casa, eccolo, o anche in magazzino dell'azienda trasformatrice stessa, lo si può vendere sul mercato quando il valore di quell'olio essenziale magari è più conveniente, quindi c'è tutto un gioco poi da poter fare. E perché è stato scelto il Molise e non l'Abruzzo per questo progetto? No, l'Abruzzo non è che non è stato scelto, anzi abbiamo richieste, molte richieste anche dal vicino Abruzzo, ma già ci sono dei coltivatori di Vasto per esempio che hanno chiesto di poter entrare, ce n'è uno che è entrato anche se con un terreno che ricade nel Molise. Niente, è partito dal Molise perché noi operiamo da anni in questa zona, ci siamo interessati da sempre di piante officinali, abbiamo lanciato questo progetto, la Regione Molise ha finanziato il progetto di ricerca e
quindi si è partiti qui, ma sicuramente intendiamo allargare anche al vicino Abruzzo, ci sono anche richieste veramente dalla vicina Puglia in questo senso, quindi man mano che prende corpo, che si consolida, sicuramente è intenzione di allargare il tutto. Ma il terreno deve avere delle proprietà particolari, altitudine? No, la progettazione è stata fatta a vari livelli, per esempio è stata fatta su Termoli, Campomarino, è stata fatta sulle colline del Medio Molise, ma è stata fatta anche sulle montagne dell'Alto Molise, quindi proprio per studiare bene gli habitat idonei di queste piante. E questo lavoro di ricerca è servito proprio a questo, quindi ogni tipo di terreno, ogni altitudine ha le sue piante e ha i suoi sistemi di coltivazione, quindi non c'è un terreno che è meno valido di un altro, bisogna finalizzarlo alla coltivazione giusta e in questo ci sono gli esperti che ci guidano e ci indicano come fare. Quindi il progetto è aperto ancora anche agli imprenditori agricoli abruzzesi? Certo, come no, e ripeto, è quello che noi ci auguriamo, presto di allargare questa fascia di agricoltori e veramente di coinvolgere quanta più gente possibile, perché ripeto, il risvolto non solo economico ma anche culturale, ambientale è notevole. Ecco, gli eventi che noi stiamo organizzando sono eventi culturali che vedono la partecipazione di tanta gente. In questi, per esempio, eventi non mancano altre situazioni, tipo per esempio una cucina a base di piante officinali. Domenica scorsa è stato fatto per 250 persone un pranzo proprio a base di piatti con piante officinali. La prossima volta veniamo anche noi. Certamente, sarete graditi. La sua presenza qui, tra l'altro, professore, anche telefonicamente, proprio vuole essere anche un invito in qualche maniera agli agricoltori abruzzesi a prendere esempio dal vicino Molise? Sì, è sicuramente un invito alla partecipazione, a conoscere e a diffondere appunto queste informazioni, perché l'agricoltura ha bisogno di nuove culture, ha bisogno di nuovi orizzonti, di nuovi sviluppi. E ripeto, le piante officinali che una volta si andavano a cogliere spontaneamente, quelle che crescevano spontaneamente, oggi si pensa a colture fatte con un certo sistema che possono rappresentare, ripeto ancora una volta, non solo sviluppo economico, ma anche socioculturale. Ecco, questi eventi aperti anche appunto a medici, farmacisti, quindi chi poi dopo prescrive e vende questi prodotti, sono importanti, e l'invito infatti è anche a colleghi medici. Ecco, io sono un po' responsabile presso l'Università d'Annunzio del corso di perfezionamento post laurea in medicina biointegrata. In questo corso si parla di fitoterapia, se ne parla in maniera abbondante, quindi l'uso di questi fitopreparati a indirizzo medico, che non sono alternativi a farmaci tradizionali. Ecco, esempio, c'è da parte di questa azienda molisana una produzione di oncofitoterapici, quindi fitoterapici che si usano anche per la cura dei tumori, e non sono, ecco, non è l'aloe di turno, assolutamente non sono le alternative. C'è tutta una letteratura scientifica internazionale, noi abbiamo dei contatti anche con New York e con altre istituzioni importanti che lavorano in questo campo, in cui questi preparati per esempio vengono usati per potenziare l'effetto della radioterapia o della chemio, oltre che ridurne gli effetti collaterali di stimolo al sistema immunitario. Quindi si parla appunto di medicina integrata, per noi di medicina biointegrata, e quindi anche questi preparati che hanno una logica, una filosofia diversa da quella che può essere il semplice prodotto erboristico, la tisana, eccetera, per quanto importanti anche quelli. Grazie allora al professor Franco Mastro Donato, docente specializzato in medicina biointegrata presso l'Università d'Annunzio di Chieti. Professore, ci auguriamo veramente che questa iniziativa abbia il successo che merita, insomma. A risentirci ad una prossima occasione. D'accordo, grazie a voi. Ecco, io ti volevo fare una domanda, cara Candida, passando alle nostre pillole. Tu lo sapevi che il delfino si riconosce quando si vede allo specchio? No, questa notizia non mi è mai giunta. Ebbene, è una notizia che è trapelata, diciamo, in questi ultimi giorni, perché
Il tursiope e l'elefante asiatico possiedono proprio la rara abilità di riconoscere se stessi allo specchio. Prima si pensava che questa invece abilità appartenesse soltanto agli uomini e ai primati. Lo ha dimostrato una ricercatrice, una psicologa che si chiama Diana Rice, spero di aver pronunciato bene, perché lei è professoressa al Dipartimento di Psicologia dell'Hunter College e del programma di neuroscienze comportamentali del corso di laurea dell'Università di New York, insomma un'autorità mondiale a livello mondiale appunto sull'argomento. E ha illustrato questa ricercatrice i risultati del suo lavoro proprio nel famosissimo acquario di Genova, verrebbe da dire quale sede migliore per poter illustrare questa scoperta, tra l'altro nell'ambito dell'iniziativa che si intitola proprio Delfini allo specchio, come dire, un nome, una garanzia. Sì. Insomma, davvero curiosa questa sì, scoperta. Sì, molto, molto bella. Va sottolineato che ovviamente questo non significa che i delfini abbiano le stesse capacità umane in tutti i sensi. Però insomma, sono degli animali comunque intelligenti. Molto, molto. Io invece ti voglio parlare di gravidanze inquinate da agenti chimici. Le donne in gravidanza dovrebbero conoscere i rischi dell'esposizione involontaria a centinaia di sostanze chimiche tossiche contenute in numerosi prodotti di uso quotidiano. Per ridurre i danni che potrebbero provocare ai loro bambini non ancora nati, non tutti i rischi sono dimostrati, ma il principio di precauzione è da seguire strettamente per i cibi, le medicine, i detergenti e i cosmetici. Questo lo dicono gli esperti del RCGO in un paper scientifico. Insomma, è davvero interessante questa cosa qui, anche perché insomma la maternità merita sempre attenzione. E invece io oggi sono andato a pescare tutte le notizie che riguardano il mare. Sarà perché la stagione, insomma, sì, si sta avvicinando, speriamo. Sì, nonostante le grandinate recenti. L'Europa comunque dice no agli sprechi delle risorse proprio del mare, dicendo sostanzialmente basta ai rigetti di pescato. Insomma, salvo una tolleranza del 5%, tutte quelle catture dovranno essere sbarcate in porto. Non solo, l'Europa introduce anche un vincolo che fissa la quantità pescabile per ogni specie di pesce, in modo che le risorse si possano rinnovare, e questo a partire quasi da subito, dal 2015 e dentro il 2019, a seconda delle tipologie insomma di pesca. Quindi diciamo più attenzione anche a conservare quello che è l'habitat marino, in effetti forse un po' meno sprechi in tutti i sensi ci vorrebbero. Sì, sicuramente. E passiamo a un'altra notizia? Sì. Allora, adesso torniamo in Abruzzo e andiamo a Villa Magna. Villa Magna fa parte dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. E la decisione è stata presa dal comitato direttivo, che ha esaminato la richiesta avanzata dal sindaco Paolo Rosario Nicolò. Ad essere stata particolarmente apprezzata dall'organismo la bontà dei progetti già messi in cantiere dal comune. E sono relativamente a 5 linee di intervento. Si tratta, spiega il primo cittadino, della gestione del territorio, dell'impronta ecologica e della macchina comunale, dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dei nuovi stili di vita. Ma non è tutto, continua Nicolò. Molto abbiamo fatto anche per il compostaggio domestico, per la mobilità sostenibile, promuovendo il bus navetta per anziani e per lo sviluppo di nuovi stili di vita con i distributori dell'acqua microfiltrata, l'installazione di una rete wifi in centro storico e il progetto UNICEF, che ci vede impegnati anche come comune amico dei bambini. Insomma, questo tra l'altro dell'acqua è un tema su cui alcune amministrazioni comunali si stanno muovendo, perché ormai stanno tornando, diciamo così, le fontane, stanno tornando sì, un po' sì, di moda. Questi diciamo contenitori, tra virgolette, d'acqua dove si può attingere l'acqua comunale. Naturale e quella un po' frizzantina anche. Sì, infatti. Noi ci salutiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, come si dice, e noi Candida però torneremo martedì prossimo, vero? Sì, certamente. Allora, puntualissimi, tra una settimana ci vedremo sempre qui con Green Sat, la nostra rubrica di agricoltura e ambiente.